Ad Agrigento, la scuola calcio Colle Verde Agrigento, diretta dai tecnici Longo e Piazza, è stata lezione di corretta alimentazione. In cattedra la Col di Retti, che ha subito risposto all'appello dei dirigenti sportivi e in particolare dell'assessore comunale di Narro, Angelo Scanio, insieme a Donna Impresa, rappresentata per l'occasione da Lucia Borsellino, del coordinamento provinciale. Le interviste di Gaetano Ravanà. Spero che sia il primo appuntamento di tanti incontri e di come già stiamo facendo in molte scuole della provincia d'Agrigento, creando progetti che durano tutto l'anno. Ma perché no anche con le scuole di calcio, con chi fa sport, appunto per far capire come l'alimentazione sana, a partire appunto dalla frutta, rappresenta il tassello principale da cui partire per diventare uomini forti per il futuro. E sì, la frutta del nostro territorio, perché da un lato è sinonimo di alta qualità, ma dall'altro lato permette a tanti agricoltori di restare su questo territorio. L'hanno fatto scommettendo, e di certo non è semplice oggi coltivare su questo territorio, uno tra i più lontani della Sicilia, con strade per poter raggiungere tutta la provincia disastrate, quindi commercializzare oggi diventa un'operazione veramente complicata. E allora da qui partiamo per cercare di creare i nostri alleati per il futuro, i consumatori, perché no da piccoli. Perché da piccoli spiegare sin da questo momento l'importanza di un'alimentazione sana, ma soprattutto un'alimentazione del territorio, rappresenta creare quegli alleati di cui gli agricoltori oggi più che mai ne hanno di bisogno. È stata una bellissima sorpresa vedere la Col di Retti avere questa voglia di stare insieme ai giovani, bambini anzi, non giovani, proprio bambini, che per la prima volta in questa bellissima scuola calcio che è la Colle Verde si accingono a vedere qual è la corretta alimentazione che devono seguire nella loro vita. Abbiamo telefonato ormai 10 giorni fa al presidente Gibino Ignazio della Col di Retti, che è stato veramente felice di darci subito il suo ok. Si sono immediatamente organizzati, è partita questa piccola macchina organizzativa che però funziona molto bene. Abbiamo già un bel tavolo imbandito di frutta di stagione che i bambini avranno modo di assaggiare, e insieme a loro, insieme alle loro spiegazioni, insieme agli insegnamenti che oggi ci daranno, faremo capire ai bambini come è giusto mangiare per far sì che si possa crescere nella salute e nello sport nel migliore dei modi.